La pace dei santi sia con voi. Il 7 luglio la Chiesa celebra la memoria di Sant'Antonino Fantosati, martire. Antonio nasce a Trevi il 16 ottobre 1842. A 16 anni veste l'abito religioso francescano nel convento della Spineta a Todi, cambiando il nome in Fra Antonino. Viene ordinato sacerdote nel 1865. Nel 1867 decide di partire missionario per la Cina, aggregandosi a Marsiglia ad altri 8 francescani, fra cui padre Elia Facchini, che morirà martire 2 giorni dopo di lui, e un folto gruppo di suore canossiane. Giunge così ad Ucciang, capitale del Hubei e residenza principale della missione. Qui deve vestire abiti cinesi e prende il nome in lingua locale. Nel 1868 arriva nell'Alto Hubei, meta del suo campo apostolico che gli è stato assegnato, dove rimane per 7 anni. Nel 1878 viene nominato amministratore apostolico dell'Alto Hubei e nel 1889 vicario apostolico del Hunan meridionale. Durante la sua attività pastorale viene sottoposto a vari giudizi con accuse fatte da pagani interessati e contrari al cristianesimo. I suoi ultimi anni sono segnati dalle persecuzioni. Il 7 luglio 1900 viene ucciso brutalmente dalla folla. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Sant'Antonino ed auguri a quanti il 7 luglio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.